Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e questo è il mio canale. Oggi vi porto un altro video frivolo perché volevo farvi vedere i miei nuovi acquisti del mese di febbraio, inerenti comunque sempre ai saldi e possiamo dire anche a San Valentino. Ci sarebbe anche carnevale, ma fa niente. Ma cominciamo subito perché ho, secondo il mio parere, un bel po' di roba. Cominciamo dalle cose di Tiger. E adesso vi dicevo, vi accennavo che c'è il nuovo catalogo di San Valentino. Questo è un dato di fatto, bisogna dare merito a Tiger perché si rinnova molto molto spesso con cose davvero inutili. Però, dai, questo è un quaderno. Cioè, è un quaderno peloso, ragazzi. Cioè, io dopo questo qui, con i glitter, io passerò praticamente le giornate a continuare a masturbare questo coso qui. Non fatevi un'idea sbagliata. È un quaderno, vi dicevo, chiaramente questo ha le righe, diciamo che anche un buon numero di fogli e credo che si possa anche ricaricare, io non l'ho mai fatto, però ragazzi, costa 2 euro. Per come è fatto è davvero fantastico. C'è così rosso, se no c'è anche quest'altra versione in un altro colore che è una specie di lilla, boh, è un colore che io non riesco proprio a definire. Però se vi interessa adesso ci sono tutti dei nuovi tipi di quaderni a forma di cuore. Vi avevo già accennato che c'è tutta questa nuova collezione tipo stile fumetto, quindi che ho scritto crash, plop, boom, bang, quelle robe lì. E ci sono dei quaderni fatti grossi, medi e piccoli e i prezzi sono 1 euro, 2 euro, 3 euro. Se vi interessa, sono sempre fatti così ad anelli, quello grosso è verde, con scritto non mi ricordo se plop o quello che è, poi rosa con scritto crash e quello più piccolo blu. Andando avanti poi, siccome ringrazio che ero con questa mia amica che mi ha fermato da prendere un altro quaderno, perché comunque uno l'ho preso, e allora mi ha detto, senti, io volevo prendere il quaderno, quello medio con scritto crash rosa, ho detto no. Lo voglio, io non posso, non ce la faccio, ho un problema, è una dipendenza, Tiger, guarda che io prima o poi ti denuncerò. E allora lei, ringraziamo che ero con lei, mi ha detto, no, cioè, questa cosa invece la devi prendere, lascia giù il quaderno perché comunque ne hai, e ne hai per anni, quindi prendi questa cosa che poi non la trovi più, perché io nel primo video, che vi avevo fatto vedere, che, oddio, se volete andare a vederlo, io avevo preso queste lucette a forma di pipistrello piccole, costavano 3 euro per delle luci tipo quelle natalizie, era ridicolo. Ne ho preso solo uno, li ho lì sulla libreria, servono 2 pile, però per quel prezzo ho detto cacchio, ne prendo un'altra. E peccato che sono andato il giorno dopo o quello dopo ancora finite, esaurite. Quando ci sono queste cose, costano così poco, vanno a ruba. Sono delle luci che sembrano quelle di Harry Potter perché hanno la saetta di Harry Potter. E boh, stupende. 4 euro ragazzi, se vi interessa, sono lunghe 1,65 m, servono 2 pile di quelle AA, cioè le pile, diciamo, chiamiamole standard. Non saranno tante lunghe, non le ho ancora tolte da qui, però vedete che ci sono in colore giallo, un giallo un po' più scuro, però ci sono così, e l'altra versione era sui toni dell'azzurro. Secondo me sono più belle queste per il fatto che a me ricordava proprio Harry Potter. Infatti finiranno nell'angolino di Harry Potter là. Però me ne basta una stavolta di queste. Spero che magari ad Halloween ne ritornino quelle di quei pipistrelli, che così ne tengo 2. Proprio perché, vabbè, Halloween è il mio compleanno e io sono di parte. Un'altra cosa davvero di un'utilità sfolgorante è questa cosa qui. Io l'ho cercata per molto tempo Tiger, ma non l'ho mai trovata, ed è una cosa inutile chiaramente, però io la volevo, ed è una clessidra. Una clessidra a 5 minuti, cioè così con la sabbia nera e con la sabbia di quel colore che vi accennavo del quaderno, quel rosa stinto, un lilla, non si capisce che dove l'hanno tirato fuori quel colore lì, se l'hanno inventato loro. Lo chiamerò il rosa Tiger, perché solo loro ho visto che ce l'hanno questo tipo di colore. Però è una clessidra, io ho fatto davvero attenzione perché ragazzi è veramente in vetro, dura 5 minuti, io ho preso la versione chiaramente nera, volevo da una vita questa cosa e ragazzi 3 euro se vi serve, beh serve no, perché tutto quello da Tiger non serve, però se la volevate o vi interessa, di solito le clessidre costano molto molto di più, questa è realmente in vetro, boh, è molto carina, dura 5 minuti, io passerò le giornate, già lo so, a guardarla, come questa cosa qua,
che questa è una cosa che avevo preso ma non avevo mai fatto vedere forse, ed è una roba che comunque è anche abbastanza farlocca, è piena di polvere perché proprio non la uso più, perché io ero convinto che tu facessi questo coso e andassi avanti all'infinito. E anche qui ho detto mi perderò delle giornate intere a guardarlo. Come potete vedere, cioè, la magia è già terminata. Perché, boh, o è fuffo il mio o non lo so, però non va questo granché. E quello, scusate, costa 4 euro, 3 euro. Se vi interessano quelle robe lì, comunque sulla scrivania o su dove volete, fanno la loro figura, anche se stanno ferme, però non vanno come dovrebbero andare. E poi ho preso questa. Mi serviva una lima per le unghie perché io ho smesso di mangiarmi le unghie, però se me le devo sistemare, io se lo faccio con la bocca, io so che potrei ricominciare. Siccome sono più di 5 anni che ho smesso di mangiarmi le unghie, non vorrei riniziare. Ho detto prendo una lima perché di solito tutte le lime si divide la lima dalla plastica. Questa è una lima invece tutta in vetro. Voglio vedere quanto mi dura, perché conoscendomi tra una settimana vi aggiornerò sul mio coso di Instagram. Voglio vedere quanto dura. Chiaramente vi dicevo è una lima in vetro, non l'ho ancora tolta di qui perché appunto ho il terrore, però c'è anche la sua plastica che la potete mettere dentro. Mi sembrava molto carina, vi dirò se fa qualcosa, fa il suo dovere, però vabbè, tutte le lime, anche quelle un po' più grosse, tipo versione tirapugni, costano 1 euro e vabbè. Ci sono dei altri quaderni lì da Tiger che sembrano quelli con gli Happy Tree Friends. Se nessuno di voi ha mai visto gli Happy Tree Friends, andateli a vedere perché è il cartone più dissacrante e pieno di violenza, però che fa pisciare dal ridere. E le copertine sono ispirate secondo me a quelle, con gli animali, supereroi o hanno comunque lo stesso stile. E vi dicevo che le cose di Tiger credo che siano finite. Io avevo preso anche delle cuffie perché le mie cuffie, diciamo, stanno andando al creatore. E ho detto, ciao, le prendo tipo fatte dai cinesi, però versione tipo quella dell'iPhone. Io ho un telefono che è cinese, però ho detto, vabbè, quello lì va con tutto. No, ho preso chiaramente delle cuffie che vanno bene per l'iPhone 6S o per il 5. E io appena ficco questo nel buco. Non pensate male, devo tenerlo premuto perché funzionino le cuffie, se no va dagli altoparlanti e vabbè. Quindi questo filo me lo posso infilare dove non batte il sole. È costato 2,99 euro, vabbè. Troverò delle altre cuffie perché non mi piacciono quelle che devi ficcarti dentro il timpano, le trovo disgustose e vabbè. E poi ho preso, ce li ho addosso, mi stavo quasi per dimenticare, da Zara, adesso i prezzi stanno andando sempre sempre più sotto e chiaramente ti devi accontentare di quello che c'è, però se mi servono qualche cosa, diciamo che ci sono dei prezzi anche molto molto invitanti. Questo giacchetto qui è costato, c'è una storia divertente, perché costava 59, sul prezzo c'era scritto 9,99. Io vado alla cassa e questa qui mi dice 19,99. Scusa? Io ho detto, guarda che c'è scritto 9,99. Ah no, perché probabilmente non è venuto fuori l'uno, cioè probabilmente è colpa della macchina. Sì, colpa di chi sia la colpa non mi interessa. Io lo pago 9,99, se no resta qui. Ah, vabbè, ma dai, è l'ultimo. Appunto, è l'ultimo, te lo tieni te. C'è scritto 9 o lo pago 9. E mi fa, vabbè, però non dirlo a nessuno. No, lo sto dicendo semplicemente a tutto il mondo io. E vabbè, fa niente. E mi fa, non dirlo a nessuno. Vabbè, dai, facciamo finta che costa 9,99. Ah, ecco. Cioè, immaginate le mie risposte così, perché quella lì già la odio. Facciamo così e allora me lo sono portato a casa per 9,99. Però è molto carino, costava tantissimo, chiaramente questa è tutto fuorché pelle, anzi se era pelle io non la prendevo, con le maniche così, perché sembra molto le cose American Style comunque, sai quelle tipiche giacche che si vedono nei film, la volevo da una vita, l'avevo trovata da Alcott ma era tutto felpa, questo è tutto così, però vi dico è molto comoda, c'è la versione così, blu con le maniche bianche, se no c'era rosso, rosso proprio flash. E con le maniche credo blu scuro, vabbè, però chiaramente nella versione uomo costava anche tra virgolette poco. Io l'ho pagato 9,99, ma sarebbe 19,99 perché io sono un barbone e quando la mia povertà esce fuori divento anche molto sgarbato. E poi ho preso questo cappello, questa cuffietta che però l'ho presa sempre da Zara, scusate, però da donna che è al piano di sotto. Costava 7,99, io l'ho pagata
3,99 con un risparmio del 49,81%. Cioè loro hanno una malattia per questi prezzi, non potevano fare il 50%, no. Vabbè, e questa cuffia boh, mi piaceva tanto perché c'è scritto maybe later, forse dopo. E questo è il mio mantra, cioè io dovrei sistemare la camera, forse dopo. Tutte queste cose qui. E boh, mi piaceva molto il colore perché boh, mi piace l'azzurro, è uno dei miei colori preferiti, ve lo dicevo in un altro video. E boh, mi piace, è da donna, ma non ne fotte un cazzo. C'era anche la versione gialla con un'altra scritta e fucsia con un'altra scritta ancora. Chiaramente qui a Pavia non ce n'erano più, però magari guardate sul sito se vi interessa. 3,99 per una cuffia, che uomo, donna, cioè ragazzi, è una cuffia. A me piaceva molto per il colore flash. Boh, secondo me fa pendant con i miei occhi. Vabbè, e mi piaceva molto, allora l'ho presa. E con questo io ho finito, diciamo, il bestiario e le stronzate di Tiger. Scusate, mi va giù la voce. E allora vi faccio vedere i due libri. Uno mi è stato regalato da mio padre perché l'autore è un suo amico, è uno scrittore pavese e si chiama Patrizio Ventura. Dalle sponde al cuore, fotogrammi e parole d'acqua. È un libro di poesie della Oceano Edizioni con l'anno editoriale Icaro. È un libro che mi ha stupito, non l'ho letto ancora tutto perché mi piace leggere ogni tanto qualche poesia, non c'è bisogno di leggerla tutto di fila, però è molto bella perché associato alle poesie ci sono degli scatti pavesi fatti dall'autore e sono molto molto belle secondo me, chiaramente, ecco, cioè io becco proprio l'unica pagina dove non c'è una foto. Costa 35 euro. Voi, se però siete interessati a un libro di poesie, vi assicuro che a me ha abbastanza stupito perché non trovo facilmente delle poesie che mi suscitino qualcosa e che mi emozionino. Io ho scoperto di recente Baricco, che secondo me ha una prosa, comunque scrive in un modo che per me è molto evocativo, sembra quasi di stare in un sogno, molto, tutto quello che scrive secondo me è molto onirico. E per me è magico. E anche questo Patrizio Ventura mi ha stupito perché non sapevo proprio l'esistenza. Vi ripeto, è uno scrittore pavese, però credo che lo trovate in tutte le librerie, comunque potete chiedere di questo titolo. Se vi interessa, è un libro che, ripeto, costa tot perché è associato a dei bellissimi scatti pavesi, credo anche per questo tipo di formato, Però secondo me, se vi volete dargli una chance, andate a vedere in libreria, può meritare. Se lo trovo, ve lo lascerò qui sotto. E come ultimo libro, perché da comunque la Feltrinelli, dalla Mondadori, alla Giunti, dov'è? Tutti gli Adelphi sono scontati dal 15 di gennaio fino al 15, mi sembra, di febbraio. Se volete approfittare, approfittatene, perché meno il 25% vi saltano fuori dei prezzi molto buoni. Io ho approfittato, questo libro già costava poco, per un Adelphi. Costava 8 euro e io l'ho pagato 6 euro. È il libro di Alan Bennett, La sovrana lettrice. Un libro che, brevissimo, credo che non abbia neanche 100 pagine, 90, 91, quello che è. Ed è la storia di Elisabetta II, la regina tuttora in vita in Inghilterra, che diciamo che per una coincidenza incontrerà una biblioteca ambulante e si innamorerà perdutamente dei libri e per questo lei arriverà a, diciamo, bigiare eventi di stato, cene. E lo trovo molto interessante perché Alan Bennett è un autore, mi sembra anche un regista teatrale, comunque molto famoso in Inghilterra, è molto apprezzato, il suo genere, diciamo, è la comicità, però è un libro per quanto breve molto molto ricco. E mi piaceva l'idea che lei, non so dirvi se nella realtà lei è veramente un'accanita lettrice, però questa storia abbastanza surreale la trovavo molto molto carina perché tutte le persone che gravitano attorno alla regina sono convinte che lei sta andando in un decadimento senile e allora la additano come dire questa sta veramente andando fuori di testa, perdendo la brocca. Ma poi tutti si convincono a diciamo, darle un po' di credito perché la sua diciamo, passione per i libri diciamo, che è abbastanza travolgente, però è un
sia la regina e abbia di sua proprietà un numero altissimo di biblioteche, lei non è praticamente a conoscenza e sotto questo punto di vista è anche abbastanza triste, però è una storia carina per il fatto che lei si appassiona alla lettura e però per questo lei bigerà e salterà eventi di stato, tutto quello che è. Però è un libro che appena lo leggerò ve ne parlerò sicuramente proprio perché è un libro davvero breve. Io sto leggendo La fattoria degli animali di Orwell, sicuramente questo è quello che leggerò prima di leggere finalmente Stephen King, suo figlio Owen, Sleeping Beauty. Con questo credo di avervi fatto vedere tutto, il video diciamo che è finito. Io non posso lasciarvi qui sotto i link di queste cose, però se volete vi lascio sotto il sito di Tiger, i libri degli Adelphi, vi ricordo che sono scontati del meno 25% fino alla metà del mese di febbraio. Queste cose le ho prese da Zara e se volete vi lascio anche il sito di Zara. Io qui sotto vi posso lasciare però tutti i miei social, voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono sui social e che acquistano con la mia affiliazione. Vi ricordo che se volete prendere e acquistare qualche cosa su Amazon con la mia affiliazione, io qui sotto vi lascerò il link. Basta che entrate da quel link lì e poi a me viene associata una piccola commissione, davvero molto piccola, però è importante per me perché aiutate a crescere il canale. Vi assicuro, adesso ringrazio le persone che hanno acquistato Assassino sull'Oriente Express o comunque altri libri, grazie perché magari vi ho interessato io e vi ringrazio davvero per il fatto che tutte queste commissioni, sommandole piano piano, io riuscirò poi ad avere, non so, un buono che potrò usare su Amazon per prendermi, diciamo, una videocamera, una fotocamera. E qui mi aggancio a dirvi che vi vorrei fare un altro video dove chiedevo un po' il vostro parere per diverse cose. Che cosa è meglio che io usi per fare le riprese, se lo sapete, se potete aiutarmi, ma anche tipo che serie TV state guardando, quale mi consigliate, perché sono arrivato in un punto dove non so che serie TV guardare. Adesso ho iniziato Lucifer, avevo guardato fino al quinto episodio la serie TV Dark. Ma c'è qualcosa che non mi esalta più di tanto e per il momento l'ho accantonata. Però Lucifer mi sembra una serie molto carina e vedremo come va. Se qualcuno di voi vuole darmi dei consigli già da adesso, me li scriva qui sotto. Io con questo vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete attivare la campanella se volete sapere quando io farò un nuovo video. Io ringrazio e saluto sempre la mia amica Cuore di Cipria e vi lascerò alla fine sempre il suo link per andare a vedere il suo canale, iscrivetevi anche al suo canale, lei parla totalmente di un altro argomento, lei parla di make-up, io parlo di libri. Però è una ragazza molto dolce, chiaramente agli inizi come me, e io la voglio aiutare come lei aiuta me, perché bisogna aiutarsi nella vita e spero che il suo canale cresca, come spero che cresca sempre di più anche il mio. Io vi ringrazio di tutto e io con questo vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.